Amici di LiveGP.it, buonasera e bentornati in diretta nella puntata numero 427 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo del motorsport. Lunedì sera ovviamente per chi ci segue in diretta sui canali social di LiveGP.it, domenica sera o sabato sera, che dir si voglia, per chi invece ci segue in differita su Campione Sport. Marco Privitera in vostra compagnia, puntata davvero da non perdere questa sera perché parleremo giapponese. Nicola Saglia ha già imparato qualche parola, vero Nicola? Sì, sto imparando, mi sto applicando. Ciao Nicola, bentornato. Ciao, buonasera a tutti, buonasera a tutti. E lo vedete già, il nostro Pellegrini-san è già pronto per anche lui salutarci e salutare tutti gli amici che ci seguono per questa puntata speciale. Ciao Luca Pellegrini. Buonasera a tutti, ciao Marco, ciao a tutti. Questa sera puntata speciale perché avremo due ospiti davvero molto, molto interessanti. Sarà una bella storia quella che andremo a raccontare. A noi piace andare a raccontare delle storie del motorsport, storie di passione, di velocità, di paddock. Insomma, questa sera andremo a raccontare davvero una storia molto molto particolare. Tra poco scopriremo, lo vedete già in sovraimpressione, chi saranno i nostri due ospiti, ma prima ovviamente i canali attraverso cui poterci seguire in diretta sul nostro sito livegp.it con tutte le ultime news sul mondo del motorsport. Vi ricordiamo anche di mettere un bel mi piace alla pagina Facebook di livegp.it e a seguirci attraverso il nostro canale YouTube attivando la campanellina per non perdere nessuna delle nostre dirette. Vi invitiamo a seguire anche il nostro profilo Instagram, ad ascoltare i nostri podcast attraverso le varie piattaforme e poi ovviamente sarà possibile interagire con la nostra diretta nel corso del weekend che si è appena concluso, record di ascolti per quanto riguarda la Formula 1 e il Gran Premio del Belgio. E poi ovviamente salutiamo anche tutti gli amici di Campione Sport che ci stanno seguendo. Ricordiamo gli appuntamenti ogni sabato sera alle 20.30, ogni domenica alle ore 20, con appunto gli appuntamenti dedicati ai motori a cura della redazione di LiveGP.it. Ma bando alle presentazioni, non lasciamo attendere ulteriormente i nostri ospiti. Allora diamo un caloroso benvenuto anche ai nostri ospiti di questa sera direttamente dal Giappone, potrei dire, ma in questo caso andremo a capire da dove sono collegati. Abbiamo con noi Hideki e Juju Noda. Welcome Hideki, welcome Juju. Hi tutto, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. Buonasera, abbiamo, naturalmente parleremo con Hideki e con Juju in inglese, per cui andremo a tradurre di volta in volta quanto ci diranno. Una breve presentazione. Let me introduce to our audience Hideki and Juju. Hideki Noda, grande pilota giapponese, naturalmente un volto noto per quanto riguarda gli appassionati del motorsport, ex pilota di Formula 1 nella stagione 1994, ma non solo, perché poi ha corso anche in America in Indy Racing League, ha corso in Giappone nel Super GT giapponese e poi la figlia Juju Noda, che ha 17 anni ed è una vera e propria ragazza prodigio, perché ha iniziato giovanissima a correre in monoposto e quest'anno sta cogliendo degli ottimi risultati sia nella nostrana F2000 Formula Trophy ma anche nel campionato Euro Formula Open. Tra l'altro è reduce proprio dal successo conquistato sul circuito del Paul Ricard. Hideki, how much are you proud of the season so far of Juju? Because this season until now was full of satisfaction for you and for Juju in F2000 Formula Trophy and also in Euro Formula Open, also with thanks to the victory in Paul Ricard in Euro Formula Open. Quindi ho chiesto a Hideki quanto sei orgoglioso della stagione che sta portando avanti tua figlia Juju fino a questo momento. Hideki. Juju is driving Formula 3 first time this year. The Dallara 320 is very fast car, a lot of downforce,
It's very physically tough, and I thought it's very much training season for Juju. I was expecting, and you know, the every races, I was, you know, thinking to progress a little bit at a time, and towards the end of the season, if she can be more competitive each race, then I thought the season would be the perfect for Juju. But she was very, very fast from first day driving the Lala 320. I remember the first time we tested in Vallelunga with the Lala. Right away, she broke the lap record, and I was really amazed. And she is really motivated, and she trained very hard. So every day she progressed and get faster and faster. And you know, first race of Formula 2000, that was in Mugello. She won it, and I wasn't expecting this, to be honest. And then the okay, let me translate. Please. Thank you. And we have already some Japanese fan connected with us. Quindi Hideki ha detto fondamentalmente: quest'anno ha avuto un progresso eccezionale, Juju, perché comunque è stata una stagione di apprendistato, una stagione di allenamento, almeno volevamo che potesse essere così, e poi in realtà ci ha sorpreso un po' tutti, perché abbiamo fatto dei test a Vallelunga, è andata davvero molto forte, abbiamo debuttato anche nel campionato F2000 Formula Trophy organizzato da Piero Longhi, che tra l'altro salutiamo, e ha vinto alla prima tappa del Mugello, e al volante di una monoposto, la Dallara F320, che è davvero molto competitiva, e lei la sta portando davvero al limite. Ok, Hideki, so you can continue. Mm-hmm. And if you talk about Euro Formula Open, previously they had very good drivers in the series, and some of them were graduated to Formula One. And also in Euro Formula Open, you see the team such as like Motopark, and they are giant, experienced, and very strong team from Germany. And they run 6 cars in a series every year, and most of the season they win the championship. And while Juju's circumstances, I set up the team, and which is very small, family operated team. Her mechanics, two of them comes from Japan. They used to be my mechanics when I was racing in Japan, and they are really experienced. But like me, we are getting old. We try as hard as possible, but we have no data. We know nothing about the like Euro Formula Open and circuit. So first season, I didn't even think we can compete against Motopark. We'll make the grid and have some experience for Juju. First race in Portimao, we struggled a lot. On the straight speed, we were 10 kilometers slower than Motopark, and that was really embarrassed. And after the first race in Portimao, I went to talk to my friends in Italy, in Japan, many engineers. I went to talk, and then I asked some help. And some people gave me the idea how to make the fast cars and things like that. Many people helped us and gave us hand. And then the second race in Spa, car was a little bit faster. And then the third race in Hungaroring, she already came third. And then the last race in Hungaroring, third race on Sunday,
she fought with Motopark, and she almost win the race, but unfortunately she made a contact with a race leader, so we lost the race. Last race in Paul Ricard. Paul Ricard is the very long straight. You have two very long straight, so the car has to be very fast. And we went there. Our car was a little bit slower compared to Motopark, but I think Juju drove very well in sector two and sector three, where the technical part of it. And then the lap time was very strong. But still, I think Juju also wasn't expecting to win the race. But while first race, she was very cool, and she looked around, and you know, it was, everyone was trying very hard. All drivers are very competitive, and she saw some of them made mistake, and just she made the positions. And at the same time, two of race leaders made contact, and then she sneaked into the race leader. That was, you know, everything happened in once. But after the two of race leaders had some collisions, but still, you have many cars behind of Juju, which is a Motopark cars. And I was very nervous. I think Juju was also. But Juju said on the radio, I try as much as possible and I give everything what I can. So I said, just go for it. If you make a mistake, you just make a mistake. That's fine. You learn from it. But you are leading the race. So just give everything, whatever you can. And but it's not easy to stay there. No. It's so much pressure. You know, first time you're leading the Formula Open, and then behind of her is all Motopark cars. at the same time, I really enjoyed the moment. So yeah, it was fun. Yeah. And then so she managed. I was the pressure, Juju. I was the pressure in that situation. Too much pressure, because you know, it's suddenly came to me, so yeah. But you know, I really enjoyed the race, and I did my best I could, so yeah. She just started to pull away. I mean, the maybe first 2-3 laps, you know, one of the Motopark car was trying to overtake Juju and catch her up, but she was just pulling away, and every lap she was doing fastest lap, and then they get faster and faster, and then she managed to the end, and she never made a mistake. So I was really you know, amazed how she coped with it. Okay. Let me translate for our Italian fans. At the meantime, we are receiving a lot of messages from all over the world, and particularly from Japan. So we will read all the messages in a few seconds. But let me translate first of all for our Italian viewers. Naturalmente siamo andati a ripercorrere questa stagione di Juju Noda in Euro Formula Open. Sono arrivati senza praticamente avere nessun dato a disposizione sulla monoposto, e naturalmente hanno dovuto fare affidamento per lo sviluppo di questa Dallara F320 anche sull'esperienza in primo luogo di Hideki e anche dei suoi meccanici, che sono gli stessi meccanici che seguivano Hideki dai tempi in cui lui correva in Giappone. Quindi devo stare attento a quello che dico, perché Hideki parla un po' di italiano, quindi quindi qualche parola la capisce. Naturalmente sono gli stessi meccanici che lo seguivano quando correva in Giappone. Hanno avuto un esordio complicato in salita a Portimao, dopodiché nel corso dei round successivi hanno dovuto fare i conti con un campionato di un livello molto alto, anche perché non dimentichiamoci che alcuni dei piloti che hanno gareggiato in Euro Formula Open poi sono arrivati anche in Formula 1. Io ricordo ad esempio
Daniel Ricciardo è un pilota che ha gareggiato proprio in Euro Formula Open, è arrivato in Formula 1, oppure Felipe Drugovich, che qualche anno fa ha conquistato proprio il titolo, credo nel 2019, con RP Motorsport, e che ricordiamo attualmente terzo pilota Aston Martin. Quindi un campionato di un livello molto alto. Hanno dovuto fare i conti con un team, Motopark, che schiera 6 vetture, altamente professionale, quindi chiaramente erano un punto di riferimento, soprattutto nelle prime gare stagionali, però Giugiu è riuscita nel corso delle varie gare a crescere progressivamente, tanto da arrivare al round del Paul Ricard, approfittando di una collisione verificatasi tra due avversari, si è portata al comando. A quel punto è stata molto brava nel riuscire a gestire la pressione. C'era il papà Hideki che gli parlava ai Virado, dicendole: beh, guarda, se dovessi commettere un errore, pazienza, però cerca di non farlo e di mantenere la tua leadership. Lei è stata perfetta, non ha commesso alcun errore e alla fine è arrivato questo splendido successo. Si è parlato davvero in tutto il mondo di questa vittoria di Giugiu Noda in Euro Formula Open, e ci fa davvero piacere che una ragazza con tanto talento, accompagnata da un papà con altrettanta passione, possa davvero andare a conquistarsi queste belle soddisfazioni. Can we read some messages? What do you think? We have some question from our viewers, so we have some yes, I hope we have a few Q&A time with Giugiu. Okay, we have also a message from Germany, because yesterday you were in Hockenheim. Viele Grüße aus Deutschland, greetings from Germany. So and another message: Juju's father passion is so amazing. And another one: good luck in your quest to become a Formula One driver. Right. And another one: I think the woman become a Formula One driver is so hard. Maybe Juju become an F1 driver. It's a shock in F1 society and Japanese. So Giugiu, what do you think about this incredible passion that comes from Japan, of course, but also from the rest of the world? Because I think that your career is followed by a lot of people, and we are very, very happy that you are reaching this kind of result in your career. So do you think that Formula One can be a dream or a target for you? Well, I'm not sure, to be honest. I think I just do my best in, you know, my stage, you know, now in your Formula Open, in Genox 2000 Trophy, yeah. But I want to be Formula One driver. It's my dream. And yeah, if I will be Formula One driver, it will be amazing, you know. Sì, naturalmente Giugiu ci dice: se dovessi diventare arrivare in Formula 1 nel mio futuro sarebbe incredibile. Naturalmente adesso cerco di fare un passo alla volta, step by step, e poi vedere che cosa può succedere. Così abbiamo anche risposto alla domanda che ci è arrivata. I have a question for Giugiu: what is your goal in motorsport? I think it's a question of it's a matter of step by step, and you will think about the next year and so on. Is it true, Giugiu? Yes. But I just enjoying my race, and you know, if I get good result, the good chance came live. Yeah, my life. So
Quindi ci dice Giugiu, naturalmente in merito a quelli che sono i suoi obiettivi nel mondo del motorsport, mi sto divertendo, sto facendo una cosa che amo, che mi piace, e dunque è già tanto per me essere arrivato a questo punto, e continuerò naturalmente un passo alla volta a portare avanti questo mio sogno. We have another question from Gianluca. Hi everyone. Hideki, do you think Juju can make a move into FIA F3, or is it too early? Maybe for the next year. Well, I don't think it's too early. Already she is competitive in Euro Formula Open, and then the her rival this season, two of them were they also compete FIA Formula 3. One of them, I think, Aaron, is also competing in FIA Formula 3. And then the Italian hero, Francesco Simonazzi, is also last race in Spa. He competed FIA Formula 3. And the car is actually the Dallara 320 is faster through the corners, but FIA Formula 3 has more horsepower, so it's a trade-off. And I think FIA Formula 3 is not too far away. The problem is the important thing is it doesn't matter you go to the FIA Formula 3. Allora, ecco, abbiamo avuto una piccola interruzione. Vediamo se riusciamo. Can you hear me? Vediamo un po'. Ok, try to connect again. Ok, dopo ci sentiamo. Provate a collegarvi di nuovo. Sì, provate a collegarvi di nuovo perché è saltato il collegamento, come è avvenuto nel frattempo. Intanto volevo mostrarvi anche qualche immagine dell'onboard camera di Juju Noda, visto che ce lo chiedevano anche da casa, intanto in attesa naturalmente di poter ripristinare il collegamento con loro. Insomma, Nicola, stavamo facendo due chiacchiere con Hideki. Vado intanto a tradurre quello che ci ha detto fondamentalmente in merito alla possibilità di poter vedere Juju dall'anno prossimo in Formula 3. Lui ci ha detto fondamentalmente: beh, non sarebbe troppo presto sulla carta, anche perché ha già dimostrato di essere competitiva in Euro Formula Open, e quest'anno tra l'altro in Euro Formula Open ha corso Simonazzi, per esempio, che già ha debuttato nello scorso weekend a Spa. E poi eravamo arrivati al punto chiave della questione, dove Hideki ci diceva il punto non dipende tanto da quanto veloci si riesce ad essere, però forse abbiamo recuperato il collegamento. Vediamo un po'. Ok, so here we are. Okay, we're back. Yeah, she's also already asked if she wants to test like Formula 2 for just the experience, things like this. So if she keep trying, she will get a chance. The problem is today, it doesn't matter if you go to FIA Formula 3 or FIA Formula 2. To be competitive, you have to be part of like a Formula 1 development program or car manufacturer development program, like junior driver program, things like this. So far, we had the opportunity to join one of the project, but at the time it was like 2 years ago, and I thought it was a bit too early for Juju, so I didn't go for it. But now I think she is time to consider to join some development programs. Then the I'm not sure what is the best, but you have lots of options like Red Bull Junior program or McLaren or Ferrari Academy, things like this. Then the move up to FIA Formula 3 or Formula 2. Then you get the competitive cars. Otherwise, like operate like this as it is, she won't get a competitive car. So that's the key.
you know, you have to play with politic games, and hopefully you get some opportunity. Ok, ok, quindi ha completato la sua risposta. Hideki, a proposito del futuro di Juju, probabilmente, magari possibilmente, in Formula 3, rispondendo alla domanda del nostro ascoltatore Gianluca, ha detto il punto non è tanto quello di dover fare per forza il salto in Formula 3, il punto è che bisogna essere competitivi e spesso lo si è nel momento in cui si attua un progetto con qualche academy. Senza il supporto di un'academy è davvero difficile poter pensare di realizzare un progetto a medio termine in Formula 3 che poi possa portare il pilota a crescere nel corso della propria carriera, magari poi arrivando in Formula 2 e infine in Formula 1. Diciamo che Hideki ha voluto sottolineare che un paio di anni fa c'era stato qualche contatto con qualche academy affinché Juju potesse entrare in questi progetti, però secondo lui era ancora un po' troppo presto. Adesso lui ritiene che sia il momento giusto, che chiaramente inizierà a guardarsi intorno affinché ci possa essere magari un programma per lei già a partire dalla prossima stagione. Per cui non escludiamo assolutamente nulla e speriamo che, insomma, quest'annata possa essere costituire un ulteriore salto per la carriera futura di Juju nel mondo del motorsport. Abbiamo altre domande. We have some other message. So, Creed, I would like to see more onboard footage and the hard work of the mechanics. You are all doing a great job. And Luca ci dice, regarding engine, how can we compare the formulas Juju is driving right now to those equivalent back in Hideki days? Do they feature more power, more aero? So, what is your feedback about the difference about the engine, Hideki, from the sound, from the power point of view? Well, today the car she drives in Formula 2000, Xenox Trophy, and also the Euro Formula Open, is very high technology, a lot of downforce, probably downforce when drove Formula. Vediamo se abbiamo qualche piccolo problema di collegamento. Abbiamo qualche problema di collegamento, tra poco conteremo di riconnetterci con Hideki e Juju. Nel frattempo leggiamo qualche altro commento che ci arriva. Allora, leggiamo qualche altro commento. Harry ci scrive, thank you for your response, Juju. Congratulations in your formula and your performance in Hockenheim. Best of luck in the future. Comunque, Marco, sì. Scusa se intervengo, ma volevo tornare sulla domanda che hanno fatto prima, riferita all'Euroformula Open e alla Formula 3. L'Euroformula storicamente è una vettura molto competitiva che prepara poi per gli anni successivi, tant'è che in passato tantissimi piloti hanno fatto la strada passando dall'Euroformula e arrivando subito in Formula 2. Yes. Esatto, Luca, giusta la tua osservazione. We have a question from Nicola for you and Juju. Nicola, prego. Yes. About I would like to ask Juju if she could describe us what it actually felt like driving this Dallara F 320, and to Hideki, if you could describe us the main differences that you find in nowadays environment in motorsport in these approach categories than it was at your times. So what are the main differences between let's say your time, so almost 30 years ago, and that you have found nowadays in these approach categories, let's say? Okay, so first question is for Juju, right? Yeah. ダラダの320運転してるのね。まあどんなんですかって。Well, compared to last year, it needs more physical and
technique, driving technique, but I like this car. You know, I can move fast in the corner, so I can try to some driving technique and some more high level competitive. So I like this car and I like this series. Thank you. Nicola, puoi tradurre, grazie. Sì, allora Giulio ci ha detto che le piace molto guidare questa vettura, che è una vettura comunque più, molto più fisica rispetto a quella che usava anche la passata stagione, ed è una vettura che le permette anche di portare tanta più velocità in curva, quindi è sicuramente una vettura molto sfidante, però le dice che si diverte molto e penso che i risultati le diano ragione, ecco, da questo punto di vista. And now the question for Hideki. Yeah, well, difference between the nowadays and my days, the technology of the car is it's not huge difference, but the level of the downforce today in like Formula 3 type of car is it's amazing. My days, it was already very competitive. You talk about Formula 3 and Formula 3000, you could, the my days, you could modify a lot of things. So the engineering side, I think my day was more competitive. Today, everything became one make. You know, the tire is one make, and then the engine, you have to use whatever you are told to do. It's everyone, it's exactly the same. My days, you could choose like engine tuners, type of the engines, type of the chassis, and then the team, they set up the car and make it competitive. So it's very different. And then also for the drivers, as I mentioned earlier, nowadays, you have to be part of like a development programs. You still can hear me? Yeah, yes, we can hear you. Oh, yes. Okay. Yeah, you have to be like part of a young driver's development program. Otherwise, you have no chance. My days, you didn't have things like that. You know, if you are fast, then you are asked if you want to test like Formula One or things like this, and then you show how good you are, then you get a chance. It was more simple, I think. Today it was more complicated and more political things. So yeah, it's very difficult to manage. Okay, Nicola, se vuoi tradurre, prego. Sì, allora abbiamo chiesto ai Hideki in particolare quali differenze ha trovato nelle categorie, diciamo, propedeutiche, in cui corre anche Juju, quindi in Euro Formula Open, rispetto ora, ai giorni nostri, rispetto a quando correva lui, queste categorie. Ci ha detto che, allora, sicuramente all'epoca, quindi una trentina di anni fa, era una sfida anche più ingegneristica, nel senso non c'era niente di predefinito e i piloti, i team, potevano scegliere chiaramente il telaio, il motore, mentre oggi, insomma, è più tutto più, diciamo, obbligato da questo punto di vista, e quindi questo sicuramente è un lato che dava più competitività anche alle categorie dell'epoca a un livello anche ingegneristico. Mentre invece, parlando diciamo, di opportunità, quindi dell'ambiente, un po' delle categorie propedeutiche, Hideki ha focalizzato il punto che fondamentalmente al giorno d'oggi, se un pilota non riesce ad entrare a far parte di una driving academy, come può essere una driving academy Red Bull, McLaren o Ferrari, fa fatica a trovare, insomma, sbocco in quelle che sono le categorie più importanti del motorsport. E questo sicuramente è molto diverso rispetto ai suoi tempi, perché all'epoca, ai suoi tempi, cioè, se eri veloce ti notavano qualunque fosse il tuo team, la tua
tua squadra ai giorni nostri è più difficile, non, anzi proprio non hai chance di andare avanti se non sei all'interno di una Driving Academy. Molto bene, grazie, grazie Nicola. Io vorrei anche approfittarne, visto che abbiamo in collegamento anche un non solo un ospite, ma anche un membro della nostra redazione che accogliamo con grande piacere anche in questa serata a Circus, visto che nella parte finale parleremo anche di Formula E e lui ce l'ha raccontata in diretta su Sky Sport. Allora do il benvenuto anche a Matteo Pittaccio. Ciao Matteo. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao Luca, ciao Nicola, hi Giugiu e hi all. Hi to all. Grazie per essere con noi Matteo Pittaccio. Naturalmente tra poco parleremo anche di Formula E in tua compagnia. Prima di salutare naturalmente anche Hideki e Giugiu, volevo rivolgere una domanda in particolar modo a Hideki, perché noi abbiamo conosciuto Hideki nel corso della sua esperienza in Formula 1 nel 1994 con al volante della Larousse. So I would like to know something more about your experience, Hideki. And if you go back in the 1994 and your experience in Formula One at the wheel of Larousse, so how was different the atmosphere, the circus of Formula One from until now in that time, and how much has been important your passion, your experience for Giugiu to grow in his career? Well, it was a long time ago when I was involved in the Formula One. Well, I don't say this because this program is, for Italian program, but I have a lot of memory in Italy. My last season in Formula 3000, right before I move up to Formula One, I drove for 40 Corse. They based in Alexandria, and before I joined 40 Corse, I had a very bad season in Formula 3000, and I was finishing my career. Because I didn't get a good result. But the end of the 93, Guido Forti came to me and he told me, I'm very good driver. And if I get good car, you will win the races. And then he gave me the chance. And then I joined 40 Corse in 1994. And okay, let me translate please, Hideki. Okay. Naturalmente ci sta raccontando, la domanda è legata alla sua esperienza in Formula 1 nel 1994 e lui dice, adesso non voglio dire questa cosa perché naturalmente è un programma che si rivolge al pubblico italiano, però ho molti buoni ricordi con l'Italia nel motorsport, in particolar modo il mio ultimo anno in Formula 3000 fu proprio con la Forti Corse, che poi ricordiamo debuttò in Formula 1 proprio credo a partire dalla stagione 1995, e lui arrivava da una stagione difficile in Formula 3000 dove la sua carriera sembrava essersi conclusa perché non era riuscito a raccogliere buoni risultati. Alla fine del 1993 arrivò da lui Guido Forti, patron della Forti Corse che aveva sede ad Alessandria, e gli disse: Hideki, tu hai un grande potenziale, io credo che con una buona macchina tu potresti vincere, e quindi gli diede l'opportunità poi dalla stagione successiva a entrare a far parte del suo team. You can go on. Yeah, so that was a big chance for me, and then I had a good result in Formula 3000 in 94. And then the middle of the season, some of the Formula One teams came to me and, if I want to test Formula One cars. Actually, I had three choices in that year. The Pacific Grand Prix is one of the choice, and then the Larousse, and then the Lotus. Three of them came to me, and then if I'm interested in joining them towards the end of the 94. So we had a lot of discussion and then talked about the contract, things like this. And then finally, I ended up joining with Larousse.
Unfortunately, La Luz was a little bit struggling in that year. So I competed some races, but you know, I also struggled. But I, some of the races I showed my speed, I out qualified the teammates, things like this. So also the following season in 95, I signed with Simtek. And then the unfortunately the before I drive the 95 season, the team went bankrupt, so I lost the opportunity. So that was the my end of the Formula One career. And then I also lost my motivation towards Formula One because the so many political things and they involved the problem with Simtek, they went bankrupt, things like this. So, you know, I totally lost motivation in that season, 95. So I didn't race at all for one season. Then I decided to travel in the world, and then I traveled in States and saw the IndyCar. And the IndyCar was also the, it was very good atmosphere. You know, so I moved to the States in following season. But the Formula One is compared to the IndyCar, the technology you cannot compare. The people who are involved in the Formula One, like engineer, mechanics, and designers, and also, of course, drivers, they are best in the world. And the technology, it's amazing. So yeah, so that was my experience in Formula One. Ok, quindi eravamo arrivati naturalmente all'inizio della stagione 1994 con alcuni contatti che Hideki aveva avuto con diversi team, tra cui anche la Lotus. Alla fine decise di firmare per le ultime gare stagionali con la Rus, un team che comunque era in difficoltà tecnica in quella stagione, quindi si dovette accontentare comunque di navigare nelle ultime posizioni della griglia, però comunque ciò nonostante riuscì a mettere in mostra la sua velocità, le sue doti in qualche occasione. E per il 1995, dopo aver concluso quell'esperienza nella Rus, aveva firmato anche con Simtek per prendere il posto, tra l'altro, di Mimmo Schiattarella dopo le prime gare stagionali. Purtroppo che cosa accadde? Che il team, dopo le prime quattro gare stagionali, chiuse per bancarotta e quindi vi fu l'impossibilità per Hideki di prendere il posto del nostro pilota e di continuare la sua esperienza in Formula 1. Questo naturalmente lo portò a perdere ogni motivazione nel corso di quella stagione, tant'è vero che per un anno intero smise completamente di correre, anche perché era molto deluso da quello che era accaduto. Dopo un anno decise di affrontare l'esperienza negli States, quindi andando a assaggiare quello che era il mondo della Indy, e è stata una bellissima esperienza, una grande atmosfera negli States, tra l'altro anche con dei bei risultati per Hideki, che se non sbaglio riuscì anche a conquistare un podio. E poi ha fatto un paragone tra la tecnologia presente in Formula 1 e quella presente nel mondo Indy, ha detto non era assolutamente paragonabile a quei tempi, perché comunque in Formula 1 c'era un livello di tecnologia di preparazione davvero incredibile che mi stupì davvero tanto. One last question for Juju. Okay, so Juju, how much is important for you to have Hideki as a father, as a manager, as a person really important in your life with his experience beside you? Without him, I wouldn't be here. So I really look up to him, really respect. And as driver, he has amazing result in Formula One and IndyCar, yeah. And as
as my father, he always supporting me, and he believed me. So I really appreciate him. He's a really important person for you. Yeah, I can understand. Naturalmente gli ho chiesto quanto è importante la presenza di Hideki al tuo fianco, non soltanto come padre, ma anche come ex pilota, come manager, come coach, come figura di riferimento. E lei ci ha detto, beh, effettivamente è una persona grazie alla quale sono arrivata a diventare quello che oggi sono, e naturalmente senza di lui nulla sarebbe stato possibile. È importante come papà perché è un grande papà, ma soprattutto è stato un grande pilota in Formula 1, in IndyCar, e quindi io davvero devo molto a lui. Spero di poter continuare questa mia avventura grazie al suo supporto. There is another question from our audience. Juju, what has been the highlight of your racing career so far? The best memories. Okay. Well, the last race in Euro Formula Open, that was amazing weekend. I didn't expect the result. You know. That gave me a lot of confidence, and I hope the happened effect other female drivers, the good effect the other female drivers. Ok, e quindi ha detto la mia più bella esperienza probabilmente quella legata all'ultima gara dove sono riuscita a conquistare il successo, ma naturalmente spero che il futuro mi possa riservare i ricordi più belli. One last question from Matteo. And Luca, Matteo. Hi, Hideki. Hi, Juju. Nice to meet you. And Hideki, you have raced in the 24 Hours of Le Mans from 2008 to 2010, if I remember well. Could you describe us the experience of racing Le Mans in the LMP2 category? I can remember with the Lola Jad, Lola Mazda. So tell us something about tell us something about your experience, your career at the 24 Hours of Le Mans. Well, I always wanted to race in Le Mans. So, but when I was racing in Formula Car, I didn't want to race like Formula Car and GT Car, Prototype Car all together. I wanted to concentrate one thing. So I knew I was finishing my career very, very soon, while like towards the end of the 2000, like, towards 2010. So I was thinking my race has to be one of greatest race. So that, which was Le Mans 24 Hours. And then I had the opportunity one day, the Lola called me up and if I wanted to help one of German team who is looking for driver to lead the team. And and then at that time they chose the engine, the Mazda engine, which is a Japanese manufacturer. So I also that attracted me, and I decided to join this team. It wasn't really big teams, but you know, the atmosphere with the team, it was very nice. They tried very hard. And then the Le Mans is not just the speed. You have to think a lot of things and you have to make the logic. You have to look after the car, tires, fuel consumptions, not all just about the speed. You know, also, of course, the qualifying, you just go for it. But you cannot drive like qualifying for 24 hours race. So, you know, my experience
for a long time experience helped me to bring the car to the checkered flag and then to be competitive. When I drive prototype car first time, I was really amazed how fast prototype car is. A lot of downforce, and it was really enjoyable. So I raced 2008, 2009, and 2010 in Le Mans. I was going to retire in 2009, but I decided to race 2010 as well, because the only 15 minutes towards the end of the Le Mans 24 hours race, I was driving fifth position, 15 minutes to the end, and then they had a problem with the engine and caught fire, so we couldn't finish the race. And then the team asked me, I have to carry on following season with them. And I raced with them, and then I finished the race, and then I retired. The Le Mans 24-hour race is so much history, so much stories, and that's really enjoyable. And you raced with the late Allan Simonsen in uh-huh. the first year of the 24 yeah. hour of Le Mans. And yeah, yeah. So, per traduco Marco, vado. Prego, prego Matteo, okay. Certo. So I'm going to translate your answer. Thank you. Ha parlato appunto di un alemano che sarebbe era nei suoi sogni, no? Nella sua carriera, però si è sempre concentrato su una singola categoria inizialmente. Ha pensato appunto alemano come il modo per chiudere la sua avventura nel motorsport, e c'è stata questa possibilità con un team tedesco appunto negli ultimi anni del 2008, 2009, 2010 del decennio, ecco, del primo decennio del nuovo millennio, con il team di Schiller. E ha avuto appunto questa possibilità, ha raccontato cosa significa correre Le Mans. Sì, c'è il giro di qualifica che è importante, però in gara devi gestire le gomme, devi gestire il carburante, devi gestire i doppiaggi, insomma un insieme di cose, non si può spingere come si fa ovviamente in qualifica, e l'ha sempre vista come gara, l'ha sempre vista come evento per chiudere la carriera, e così è stato. Dopo un anno, il 2009, in cui ha avuto un problema pochi minuti dalla fine, se non ho capito male un 10-15 minuti dalla fine con il motore rotto, ha continuato, alla fine l'ha chiusa nell'ultimo anno, nel 2010, arrivando al decimo posto, sempre con il team tedesco di Chris Schiller. Comunque ha detto che dopo ha chiuso la carriera, è stata sicuramente una parte importante della sua avventura nel motorsport. So, thank you very much, Hideki. Thank you. Thank you, Matteo. Appreciate it. Marco, abbiamo... We lost Marco. He's gone. We lost Marco. Marco is gone. I think Luca had a question for you also, Hideki. No, Hideki, one memory is about your Super GT career. Okay. Your best memory is about your Super GT career. Best memory. Super GT in Japan, right? Yes. That's a good question. I was a development driver for Toyota in Super GT. I did a lot of development work from the scratch, and you know, it's not just competing the races. You have to build a competitive car and working with an engineer from Toyota. That was incredible, because the engineer from Toyota, they are very clever, and they know nothing about racing, but they know a lot of things about the car, how to build. And then they plus with my feedback, you know, at the time, each time the car is developed and get faster and faster, and the end of the day you win the race. All this built up together is a very good memory. And then if you talk about the race, in 1999 I drove one of Supra, yellow Tiger car.
with Wayne Gardner. I'm not sure you're familiar with Wayne Gardner. He's a world champion of a motorcycle for Honda. Yeah, yeah, we know very well. Yeah, he was very nice guy, and he came from motorbike to the four wheel cars, GT cars. He's, of course, he's world champion. Doesn't matter two wheel or four wheel. His knowledge, his maneuver during race is incredible. And then we worked together. That was good memory. I learned a lot from him, you know. And then we won some races together. Yeah, that was good memory. And the car was very fast. I developed this 1999 Yellow Tiger Supra. I developed from zero, and then the car was really fast. I remember one day in Fuji, I overtook most of the cars. I couldn't overlap only the second position. I overtook up to the third position, and then we won the race. That was amazing. Thank you, Hideki. Luca, adesso tocca a te produrre. Super... Sì, sì, no, abbiamo parlato, la domanda era relativa al Super GT, principale categoria giapponese per quanto riguarda le GT e non solo, e ci ha raccontato quanto è stato bello nell'ultimo periodo lavorato per Toyota, quindi come sviluppatore di Toyota, e lavorare insieme a tutte quelle persone, quanto l'ha fatto crescere anche dal punto di vista come persona, oltre ai risultati sportivi, e invece come gara. Ci ha ricordato nel 1999 quando ha corso con Gardner, ex mondo Wayne Gardner, certo. Wayne Gardner, non Remy, Wayne Gardner, che ha avuto anche esperienza in macchina, e una di queste è stata proprio nel Super GT, e in particolar modo ha voluto evidenziare la vittoria avuta al Fuji quando ha superato una marea infinita di vetture e portato l'auto al successo. Molto bene, allora noi salutiamo, ringraziamo Hideki e Juju Noda. There is one last message for you. A huge thank you for the entertainment and fun that Juju brings to race weekend. I really enjoy watching the races. This is one of the messages. So there is a lot of enthusiasm for your future, Juju, and for the rest of your career. We are ready to follow you and see you very soon in Italy after the summer break, of course. Finger crossed, okay? Thank you very much, everyone. Thank you also to Hideki Noda. It's been a big pleasure for us, and see you soon as well on track. Okay, ci vediamo. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, presto. Bye. Ciao ragazzi. Ciao Giugiu, ciao Hideki. E allora in questa parte finale di Circus, naturalmente doverosamente abbiamo dato ampio spazio ai nostri ospiti, andiamo a parlare con il nostro Matteo Pittaccio di quanto è avvenuto in questo round finale della Formula E a Londra. E si parla sempre di creare degli autodromi creativi, no? Da un certo punto di vista, quello di Londra è molto creativo, al punto che nella giornata di domenica ha creato una situazione abbastanza atipica. Fin troppo creativo. Si correva per metà indoor e nell'altra metà, insomma, l'asfalto era a dir poco bagnato. Poco. Nonostante tutto, Jack Dennis si è laureato campione del mondo, nonostante questo. Esatto, esatto. E spero che mi sentiate, perché ho avuto qualche problema di lag, ecco. Però va bene. È stato un weekend che secondo me ha dato l'idea proprio, ha fornito la rappresentazione di cosa sia stata la terza generazione, la prima annata della terza generazione di vetture. Weekend molto caotico, in cui è successo letteralmente di tutto. Se facciamo il conto, 4 bandiere rosse in 2 gare per le interruzioni, prima per gli incidenti nella prima manche, poi in gara 2 alla fine la spuntata Jack Dennis, che è stato l'unico nel caos generale a mantenere l'equilibrio, l'unico a correre con prestazioni bene o male simili dalla prima all'ultima gara, togliendo quella parentesi da Hyderabad fino a Berlino 1 in cui è crollato all'improvviso tra problemi tecnici, contatti, incidenti e poco feeling. Quindi io non so voi che tipo di reazione abbiate avuto in gara 1, in gara 2 oggettivamente a parer mio è stata gestita molto bene la cosa, però la gara 1 è stata caotica, dinamica, a molti magari non sarà piaciuta, però
alla fine abbiamo avuto, secondo me, un risultato molto giusto, un risultato meritocratico, perché il più costante, quello che si è sempre espresso al massimo, sempre no, magari quasi sempre si è espresso al massimo, alla fine ha vinto. Quindi il risultato ha rispecchiato il campionato, ha rispecchiato il valore, i valori che si sono visti nella stagione, nella nona stagione. E la domenica non è assolutamente discutibile, secondo me, perché Scott Elkins si è comportato benissimo e ha dato tutte le indicazioni seguendo il regolamento, aiutato anche da un meteo che poi è migliorato, bisogna dirlo, però ha dato le indicazioni giuste, perché dava quel warning di 10-15 minuti costantemente e non ha lasciato gli spettatori, gli appassionati così privi di informazioni. Quindi secondo me è stato un caos gestito bene, no? Guidato molto bene. E, come detto, il tratto indoor asciutto ha aiutato, perché una metà pista non era bagnata, quindi era salva. La situazione è stata facilitata da questo, anche per quanto riguarda la sicurezza degli spettatori, no? Per dire una cosa, per fare un esempio, che non erano esposti alle intemperie. E quindi devo dire, è stato un finale che a me al commento è piaciuto molto. E tra l'altro hai fatto una bella maratona, Matteo, visto anche sì. I ritardi di gara 2, ti sei bizzarrito in un lungo commento. Però devo dire che X, su X... chiamiamolo Twitter X, facciamo prima. Chiamiamolo Twitter X, esatto. Ha avuto molta compagnia e quei 90 minuti di attesa in gara 2 non li ho sentiti molto. Cioè, in quel momento, anzi, mi sono... molto molto divertito anche a un po' ingannare il tempo. Poi mi è piaciuto il teatrino della McLaren che con Rust e Hughes si è messa a giocare a mini golf con il coccodrillo, bello, mi è piaciuto. È stato comunque un modo per ingannare il tempo e ci sono stati anche i temi da affrontare, anche perché poi sai, è passata una stagione, ci saranno tanti cambi di mercato, c'erano molti temi da affrontare. Ci sono stati degli annunci, Matteo, ci sono stati degli annunci ore. Esattamente, annunci che erano già stati annunciati praticamente, perché Bird che lascia Jaguar si sapeva già a Roma, si sapeva che Robin Frenz non avrebbe continuato, perché tanto l'abbiamo visto, Frenz con WRT, Luca lo sa bene, l'obiettivo suo è quello. Vedremo poi se continuerà in Formula E, perché come dicevo ieri nella pausa, alla fine Formula E e Mondiale Endurance sono due campionati che si intrecciano molto bene anche a livello di calendari e impegni. E poi che altro annuncio? C'è Nato, che non si sa che posizione avrà, che sedile avrà, se avrà un sedile, ma si è comportato benissimo quest'anno Norman, devo dire, in top 10 dopo non aver corso una stagione è rientrato e ha fatto molto molto bene, e ora come ora ci sono tre piloti con il sedile assicurato, quindi sarà una pausa lunga ma come al solito molto molto interessante per la Formula E, perché di fatto il mercato parte adesso o comunque arriveranno ora gli annunci. Ora io chiedo a voi, in un weekend così, come l'avete percepita la Formula E? Cioè, tra le due bandiere rosse per incidenti in gara 1 e l'attesa meteo, come vi è parsa questa ultima gara, queste ultime due gare della Formula E? Come vi è parsa la stagione? Perché dall'interno, dal commento, a me le gare sono piaciute, anche se secondo me va tolto l'attack mode, perché questa attack mode non ha senso. Riducendo l'energia disponibile in kilowattori non ha senso mettere l'attack mode, perché non viene usato, diventa un peso. Beh, diciamo che ci sono state molte discussioni a tal proposito anche proprio su Twitter con gli appassionati che si sono sbizzarriti un po' anche per proporre formule o correttivi in vista della prossima stagione. Sentiamo al volo su questo Nicola e poi subito dopo anche Luca. Guarda, velocemente, io credo che la Formula E abbia una fortuna grossa che si chiama Scott di nome e Elkins di cognome. Scott McLaughlin. No, Scott Elkins. No. Con un altro direttore di gara, secondo me, saremmo, e ogni riferimento al biondo della Formula 1 è puramente voluto, tant'è che lo hanno già imbarcato una volta, saremmo, secondo me, un po' tutti più nella confusione. Come dici te, Matteo, l'attack mode per me è una cosa che non ha senso, soprattutto fatto così, e soprattutto magari in alcune piste, in altre è più gestibile, in alcune no. E vediamo l'anno prossimo se finalmente arriverà questo fast recharge con il pit stop, e se queste se si riuscirà a fare, se porterà una variabile in più. Devo dire la verità, a me le macchine non piacciono, magari queste macchine nuove non mi piacciono a livello visuale, non mi fanno estetico. Impazzire, però sono secondo me una scommessa vinta a livello tecnologico
ma a livello puramente racing. Sì, perché belle da fare una gara, Nico, fare una gara con 27 kilowattori piuttosto che 47, per dirti, dimostra il salto in avanti. Sì, no? sì, infatti, quindi, secondo me sono una sfida vinta, magari non sono bellissime da vedere, tolgo il magari, preferivo quelle della Gen 2, però... Siamo d'accordo su questo. Da questo punto di vista puramente engineering, credo che abbiano fatto un lavoro sopraffino dall'ara Williams con le batterie e tutto il resto. Luca? Io penso un po' di cose. La prima è che positivo il fatto che sia riuscito a correre sulla pioggia, fatto non banale, con delle gomme comunque sono quattro stagioni, diciamo, sia per l'asciutto che sul bagnato. E positivo anche quest'anno Formula E ha fatto vedere che è riuscito a correre su un tracciato permanente a tutti gli effetti, Portland. Perché abbiamo visto gli esperimenti a Valencia, ci sono state si corre a Messico, come non è la pista tradizionale, quindi la gara di Portland secondo me è stato un esperimento ben riuscito, perché comunque la Formula ha fatto vedere che può correre anche nei circuiti permanenti e non solo nei cittadini. Se mi dicevi iniziando a vincere dipende che circuito è. Se tu mi dici Spa-Francorchamps, Formula non potrà mai correre. Secondo me Portland non è stato un esperimento riuscito. Che può correre su un circuito permanente, questo, se questa è l'idea, poi una gara sì, è discutibile. Ma come hanno corso? Cioè, il punto è... Insomma, secondo me... È stata la gara dal Moto3. Sì, ma neanche. Anche con le biglie su una pista, Luca, voglio dire, non è quello. Il problema è il modo, la formula, la qualifica è stata bellissima, forse la qualifica di Portland è stata la più bella della stagione, perché i piloti hanno spinto sempre. In gara, con un layout così... Ed è un mio parere, cioè io metto un attimo i puntini, cioè è un mio parere, posso dire tranquillamente una cavolata, a mio gusto di vedere Portland è stata la peggior gara della stagione. Perché? Non per il layout, non per le macchine, ma con così poca energia da gestire, 37 kilowattori sono diminuiti, lo ricordo, rispetto all'inizio dell'anno, e l'attack mode che ciuccia energia, alla fine... Abbiamo visto tempi alzarsi di, vado a memoria, 5-6 secondi, piloti che erano davanti, rallentare tantissimo, aprirsi questi grupponi a ventaglio che non davano l'idea di sorpassi. Esatto. È uno scenario che si è già visto in altre gare, ma è elevato a per 10. San Paolo, no? Era quello brasiliano. No, ma stavano... San Paolo è un cittadino comunque, non era... Era un cittadino. San Paolo è stata carina. Ma io non provo emozioni a vedere 5 macchine che sono appaiate, sì, ma perché quelli davanti rallentano per... Vanno piano. Una corsa a risparmio, diciamo. Ma la Formula E è una corsa a risparmio per definizione. Però così sì, mi è parso un po' troppo. Un po' troppo. Un po' troppo, sì. Ho preferito Valencia con la Gen 2. Valencia che si fermavano, che sono fermati in mezzo alla pista, non era tanto bello. La gara c'era stato l'errore della direzione gara, però è tutto un errore. Allora ragazzi, abbiamo pochissimo tempo perché abbiamo ampiamente sforato il tempo a nostra disposizione. Luca Pellegrini, ti lascio giusto il tempo per ricordare com'è andata la 3 ore del Nürburgring. Naturalmente parliamo di GT World Challenge. Volevi parlare di altro, Luca? No, volevo dire che se mi dicevi che Dennis vinceva in stagione, ti dicevo di no, perché non me lo aspettavo che vinceva Dennis Netto. Non so se Matteo e Nicola sono d'accordo. Dennis, io me lo ricordavo per il sorpasso Buffest. Matteo sa, no, io quella sorpasso gara Buffest 2019, quando Campbell passò. Mamma mia, andate a vedere perché è una roba alta scuola, uno dei sorpassi più belli negli ultimi 10 anni. No, ci rimasi malissimo per Dennis, ma rimasi poi estasiato per il sorpasso di Campbell, pazzesco. Fu una roba. Però Dennis si vedeva che il talento lo avesse, non ha mai avuto poi le carte giuste, perché in GP3 c'è stato un anno, in Formula 3 quella europea, fatto 2 anni se non ricordo male, buone prestazioni, ma non è riuscito a continuare. È passato al GT e ha fatto ottime cose. Poi purtroppo ha rischiato che la carriera nel DTM gli tranciasse la carriera, mi trancasse la carriera, perché quella Aston Martin non era una macchina competitiva, quindi era una macchina, sta, cioè, secondo me si è rifatto e ha fatto capire che lui sia molto forte, un pilota. E io vorrei far notare più che altro la dimensione di Dennis, la da Lotterer, che quest'anno non ha guidato in Formula E,
ed è l'ottimo. Però vi do, un dato. Vuoi un dato, Matteo? Se tu noti, tutti i piloti davanti alla classifica finale della Formula E sono piloti che corrono solitamente in Formula E, che corrono solo in Formula E, non hanno impegni in altri campionati. Questa potrebbe essere anche una lettura interessante. Sì, ci sta, perché alla fine si concentrano solo su quello. Io credo che Lotterer sia più concentrato su Porsche WEC, no? Anche se inizia ad avere una certa età e forse anche lui potrebbe aver finito le risorse giuste per dare il meglio, no? Anche se vediamo ad esempio Pierguidi che ha iniziato a 36 anni, 37 anni a fare, esatto, a imporsi, e ha fatto il salto di qualità a quell'età, quindi non lo so. Però la dimensione di Dennis la dà la differenza sia con i piloti Porsche, perché hanno lo stesso powertrain. Verlaine ad esempio non ha retto il ritmo nella seconda metà di stagione, togliendo la vittoria di Giacarta, sia di Lotterer, cioè non c'è stato confronto, è stato l'unico con un powertrain Porsche a stare con i motorizzati Jaguar, e Jaguar a chapeau, perché ha fatto un lavoro incredibile Jaguar. Molto bene, allora Lello Marcello che ha vinto con seconda stagionale Kozlowski e Gunon, esatto, anche al Nürburgring. Ci chiede Gianluca: Marcello è della Lamborghini o della BMW? Per il momento è in Mercedes. È di Mercedes. Adesso è Mercedes e vedremo cosa succederà. Comunque Marcello, Boguslavski e Gunon sono in testa all'Endurance Cup, hanno superato la BMW 98 di Road Racing, vincendo la grande la gara della 3 ore del Nürburgring nella GT World Challenge Europe. La prossima gara sarà a Hockenheim a settembre. Marcello Boguslavski sono al comando dell'Endurance Cup, della Spring Cup e della classifica combinata. Quindi abbiamo tutta la festa. Andate a vedere la battaglia tra Thomas Preining e Riccardo Pella. Consiglio per la serata. Non so se Matteo l'ha vista. Dopo visto l'ultima ora, tanta roba, tanta roba. Ho visto l'ultima ora e mezza, perché poi il GT World Challenge è finito nel momento in cui è iniziata la gara della Formula E. Io nel frattempo nell'altro schermo avevo il GTWC, ho visto che ha vinto Marcello. Boguslavski. Ecco, Marcello. Nel frattempo noi eravamo alle prese con il Gran Premio di Formula 1 a Spa-Francorchamps, che chiaramente... Ha vinto Max Verstappen. Tra l'altro abbiamo proprio intitolato questa puntata Max Spaziale. Nicola Saglia, si va verso la Summer Break oppure pausa estiva, che a noi piace di più. Con un Max Verstappen reduce da 8 successi consecutivi, ne abbiamo parlato anche ieri a lungo in cronaca, c'è tanta delusione, un po' di rabbia, perché non si riesce davvero a placare questo monopolio firmato Red Bull Verstappen. Oggi si sente addirittura parlare di BOP introdotto in Formula 1. Cosa verrà fuori in quest'estate? Il budget cap, quale sarà l'argomento di discussione? Insomma, chi vince festeggia, chi perde spiega. Chi vince ha ragione. Chi parla di BOP in Formula 1, poveretto, purtroppo non sa quello che dice, non sa... Ragazzi, quando uno è così forte... non lo sa neanche nell'Endurance, parentesi. Però il BOP lo intendono in un'altra maniera. Alla fine il BOP loro lo intendono come un'altra maniera. Se uno è più forte, il pilota più forte, la squadra più forte vince... ti alzi, gli fai l'applauso. Purtroppo anche ieri, è così. Ieri Verstappen è dimostrato di essere superiore a tutti, a partire dal suo compagno di squadra. La Red Bull è una macchina che nelle mani di Verstappen è praticamente imbattibile su qualsiasi tipo di pista. Boccata d'aria per la Ferrari col terzo posto di Leclerc, anche se insomma i fattori sono tanti da analizzare. C'è stata una battuta a vuoto di una McLaren che aveva un po' ripreso la strada, staremo a vedere. Credo che comunque il weekend sprint abbia un po' influenzato questa prestazione. Vabbè, del setup. Continuo a dire che il weekend sprint è partorito da una mente diabolica che non vuole il bene della Formula 1. Detto questo... Max va in ferie da Astra Lida, chiaramente ormai è un countdown per il terzo titolo, credo che tutti stiano ormai pensando... Quando è che può vincerlo? A Monza può vincerlo? Singapore potrebbe vincere, potrebbe battere anche il record di Schumacher del 2002, Schumacher lo vinse 6 gare prima della fine della stagione. Che macchina correva Schumacher che non mi ricordo? Ma la McLaren forse, perché non lo so, forse non c'erano i social, non c'erano tutte queste lamentele sul... forse non c'erano i social. Beh, no, però aspettate, parlando, posso abbiamo tempo, Marco?
Abbiamo due minuti. No. Due minuti, ok. Veloce. Oggettivamente, anche io inizio stagione, prime 4-5 gare dicevo, vabbè, ma è un dominio come ne abbiamo visti tanti altri. Però, sinceramente, quello di Schumacher non era così. Basta guardare Magny-Cours 2002, come andò quella gara? Vinceva i mondiali a luglio. Vinceva i mondiali a luglio, quando i mondiali erano di... Quante gare? Quante erano? 17? 16? Vabbè, ma se fai la proporzione... È diverso, Nico, perché quel... Ok, no, era forte, credo. Va benissimo. Però questo Verstappen, secondo me, è superiore. Cosa fai? No, non sto dicendo... Non è una critica, è un mio pensiero. No? Non è una critica verso Max Verstappen, verso Red Bull. È che questo... Io pensavo, ok, è cambiato molto. Questo è un dominio come tanti altri. Ora mi sto rendendo conto che forse vada addirittura oltre a Schumacher-Ferrari 2002. Perché in quel caso una gara, comunque, anche la stessa Magny-Cours... Schumacher riuscì a vincerla per chi era Montoya che andò sull'olio? No Kimi che andò sull'olio. Raikkonen, Montoya, che cosa successe? Sull'olio di Panis. E Montoya credo che commise un errore, non mi ricordo benissimo. Sì. Erano lì vicini, no? Però Schumacher riuscì a vincerla nonostante la penalità per aver toccato la linea bianca. Comunque qualche gara c'era. Qua c'è il rischio che veramente Red Bull le vinca. Sì, ma poi tra l'altro oggi, Matteo, leggevo una statistica interessante. La media di secondi con cui Red Bull ha concluso le gare nei confronti del primo degli avversari, se guardiamo alle gare svoltesi quest'anno, va dai 20 ai 35 secondi. Quindi, ma c'è un dato, però... Perché i 20 secondi sono anche quelli di Verstappen, che Verstappen dà a Perez, cioè, tanto per dire. Sì, molto spesso si è fatto riferimento anche alla McLaren del 1988, alla Williams del 1992, però ai tempi, nell'88 c'erano Senna e Prost che comunque se la giocavano praticamente alla pari. Esatto. Nel 92 c'era un Nigel Mansell, sì, dominatore, ma comunque c'era un Riccardo Patrese che a sua volta dava un secondo a tutti gli altri. Quindi comunque effettivamente sono d'accordo con quello che dice Matteo, c'è un Max Verstappen, c'è una Red Bull che stanno effettivamente riscrivendo una pagina di storia della Formula 1. Correttivi, chissà, vedremo che cosa farà la federazione. Nel frattempo godiamoci quest'estate, anche perché io sono convinto che qualche argomento caldo, visto che parliamo di temperature estive, verrà fuori. Stiamo a vedere, ragazzi, siamo purtroppo in chiusura, è stata una bellissima puntata che abbiamo vissuto anche in compagnia dei nostri ospiti Hideki e Giugiu Noda. Io ringrazio Nicola Saglia per essere stato con noi. Ciao Nicola. Buona serata a tutti. Buona pausa estiva anche a te. Circus naturalmente si prende qualche un po' di pausa, ma magari... È una parola che non... Pausa estiva non per noi amanti... Magari torniamo lunedì prossimo, A tutto non tondo mai. Non esiste. È la MotoGP, amici. No, certo, appuntamento domani con Motorbike Circus e mi raccomando, il prossimo weekend Silverstone MotoGP, quindi saremo live... Road America, Pitaccio! Live con la Sprint Race del Rimsa. Sabato e con... la domenica, la gara della domenica. Grazie a Luca Pellegrini. Ciao Luca. Ciao a tutti, guardate Motorsport sempre. Meno male, ce lo ripeti. E grazie anche a Matteo Pittaccio. Ciao Matteo. Grazie a voi. E sì, vi ricordo gli appuntamenti con il Motomondiale. E poi, per chi fosse amante delle ruote americane, delle ruote del Motorsport americano, Indy e IMSA in contemporanea, quindi doppio schermo domenica. Io non direi, non mi definirei scontato. Corre domenica l'Indy? Non corre sabato? A Nashville. Ecco. Ah, Nashville, c'è vero, sì. Assolutamente da non perdere. Molto bene, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento domani in Motorbike Circus, ore 21, poi nel weekend con la MotoGP. Mettete un bel like a questo video se vi è piaciuta la puntata e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Un saluto, alla prossima, ciao!